Ciao amici, bentornati sul canale e benvenuti per un nuovo video. Era da tantissimo tempo che non facevo proprio un video classico svuota la spesa, quindi ho deciso di farlo oggi. Sono stata da Eurospin e devo dire che, secondo la mia opinione, poi non so, ditemi anche voi, io da Eurospin riesco a fare ancora una spesa settimanale a un prezzo abbastanza contenuto, mentre Lidl e altri supermercati si sono rincarati. Per tutta questa spesa, che ci durerà una settimana e forse qualcosa di più, ho speso 75 euro. Andiamo a vedere cosa ho preso. Un gelato al tartufo dell'addolciando, mezzo chilo, per mio figlio. Per me ho preso le chele di surimi impanate senza glutine e lattosio perché lo farò a pranzo. E per lui ho trovato questo prodottino in super offerta che non avevo mai visto, era una novità, di medusa, scalda e gusta fritto misto. Andrò a farlo in friggitrice ad aria senza aggiungere neanche un pochino d'olio perché, essendo un precotto, l'olio c'è già. E quindi io mangerò le chele e lui mangerà il fritto misto che contiene ovviamente glutine. Gli ho preso le mozzarelline impanate che a lui piacciono. Poi ho preso le patate al rosmarino surgelate, anche queste che noi non ce le facciamo mai mancare in casa perché sono un contorno veloce. 3 pezzi di pane, questo qui è un pane tipo zuccoletto ma morbido che poi andrò a congelare, penso che un pezzo lo mangerà oggi a pranzo. Poi ho preso un po' di formaggi, questo qui assomiglia un po' al galbanino, è un formaggio a pasta filata e senza lattosio. E ho preso anche cubetti di pancetta dolce perché affumicata non l'ho trovata. Poi dicevo, con i formaggi ho preso queste 2 mozzarelle per noi e lo stracchino che io uso tanto nelle torte salate, se mi seguite lo sapete, e anche una mozzarella senza lattosio nel caso venisse mia figlia, ci deve essere sempre qualcosa senza lattosio in casa, e la pasta sfoglia, amo essere senza glutine, che noi la adoriamo. Poi un'altra cosa che non manca mai a casa nostra è l'hummus di ceci, questo qua è senza aglio, a mio figlio dà fastidio l'aglio, quindi di solito l'hummus lo contiene, e invece questo di Eurospin è molto buono. Avevo voglia di provare questi tomini classici, mi sembra di averli già presi in passato, questi si scaldano in padella. Come verdure ho preso 2 sacchetti di insalata, il radicchio variegato di Castelfranco e la rucola, che a noi piace molto. E questo cappuccio che andrò a fare fino fino saltato in padella questa sera però a cena, che viene giù mia mamma a mangiare. Poi ho preso 3 carote, 3 belle carote sfuse, e dei funghi champignon, li ho presi già affettati, lo so, costano di più affettati, però non c'avevo voglia di stare lì a lavarli. Passiamo invece a questi affettati. Allora, salame Milano, il salame Milano di Eurospin non ha l'aglio. Una confezioncina di pancetta arrotolata, a me piacciono molto questi affettati qua, era in offerta il prosciutto crudo e le fresche fette prosciutto cotto d'alta qualità. Per quanto riguarda la carne, 2 hamburger, per mio figlio 2 cotolette agli spinaci, costavano solo 99 centesimi, una confezione di kebab che lui fa saltato in padella, queste non le posso mangiare perché c'è scritto che contiene tracce di glutine, e 2 belle sovraccosce di pollo che io di solito vado a fare in friggitrice ad aria. Poi gli ho preso un dolcetto, i profiterol, 6 uova a pasta gialla d'allevamento a terra che sono veramente molto gustose, e un pacco da mezzo chilo di mezze penne che a lui piacciono tanto, queste qui di Gragnano DOP. Salsa pomodorino datterino delizie del sole, buonissima, e questo olio d'oliva extravergine 100% italiano estratto a freddo, un po' caretto però quello è il prezzo dell'olio. 2 bottigliette da mezzo litro di latte senza lattosio, un tubetto di maionese, anche quella non manca mai. Poi finalmente ho trovato di nuovo le confezioni da 10 capsule, quelle compatibili in espresso, trovavo sempre quelle da 20 ultimamente, ma mi trovo meglio con quelle da 10 perché ci sono 2 gusti diversi. Poi ho preso questa confezione da 2 lattine di fagioli e tonno, comoda quando non si ha voglia di cucinare, e le immancabili patatine, sapete che a casa mia ci sono sempre. Il ragù, hanno cambiato marchio, ho messo questo di Regusto e soltanto questo normale senza aglio, quello con la salsiccia abbiamo visto che contiene l'aglio, quindi non lo prendo perché comunque poi mio figlio non lo mangia. Poi ho preso la confezione da 3 del tonno Ondina, quello all'olio extravergine d'oliva, pinna gialla, quello in confezione verde secondo noi è il più buono veramente di Eurospin. E insomma, questa era tutta la spesa, ho speso sui 75 euro, devo dire che sono soddisfatta perché se faccio questo tipo di spesa da Lidl, minimo 85 li spendo. Io ho proprio notato che c'è un rincaro ovunque, però devo dire che Eurospin ancora, secondo me, si mantiene entro certi limiti, poi ha spesso offerte. Adesso vado a cucinare e così vi faccio anche vedere
come è venuto bene il fritto misto che ho preparato per mio figlio e ovviamente le chele che ho preparato per me. Adesso noi mangiamo, io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito in questo video, aspetto i vostri commenti e se non siete iscritti mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!